Siamo arrivati alla penultima serata della settima edizione di Passaggi Festival. Volendo fare un brevissimo bilancio, potremmo dire che è stato sicuramente un successo di pubblico. Ogni sera la piazza strapiena, anche con un pubblico eroico nelle giornate caldissime degli ultimi due giorni, e un pubblico soprattutto particolarmente attento alle riflessioni che sono partite proprio da questo palco. E non è finita qui, perché come si dice, in coda potrebbe anche esserci il meglio, a partire appunto dagli ospiti di questa sera. Abbiamo citato più volte l'importanza dei volontari per questo festival e abbiamo anche sottolineato la collaborazione con gli studenti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, e vorrei proprio aprire questa penultima serata dando spazio a tre studentesse del liceo Nolfi Apolloni che hanno curato le scenografie del palco qui in piazza 20 settembre nella chiesa di San Francesco, e anche le installazioni del Pincio, perché come sapete il festival occupa alcuni dei luoghi più belli di questa splendida città. E vorrei quindi invitare sul palco le tre studentesse, che sono Sara Gaggi, Sara Serafini e Chiara Previtali, della classe 4B, sezione scenografia, guidate dal professor Giorgio Cassoni. Ovviamente non è un'interrogazione, però trovarsi di fronte un pubblico così numeroso, per chi non è abituato, è sempre un piccolo trauma. Quindi semplicemente vorrei chiedere alle nostre ragazze come hanno interpretato il tema appunto di quest'anno del festival, che C'era una volta in Europa. Sara Gaggi. Grazie. Allora, abbiamo iniziato con lo studio del manifesto di Ventotene e la ricerca su uno scenografo italiano molto importante, Mario Ceroli, da cui abbiamo preso la cifra stilistica del legno. Abbiamo studiato con il manifesto l'importanza dell'Europa per dare un'immagine di un'Europa unita nelle diversità. Il mio lavoro è quello dell'ex chiesa di San Francesco, in cui rappresenta la metafora del pensiero, dal titolo Pensiero europeo, ed è appunto la metafora della mente umana in cui il pensiero scorre al suo interno fra le mille difficoltà della vita e della quotidianità. Io sono Sara Serafini e ho curato l'allestimento del Pincio attraverso la realizzazione di un complesso di sculture e installazioni dal titolo Oltre i confini, per dare concretezza all'idea di un'Europa davvero unita, senza più muri e frontiere a dividerci. Io sono Chiara Previtali, ho realizzato la scenografia del palco principale di Piazza 20 Settembre, e rappresenta l'idea che è partita da Ventotene, ma che non si ferma soltanto all'Unione Europea attuale, ma si estende anche oltre i confini geografici europei e anche nei paesi che potrebbero diventare l'Unione Europea. Grazie, un applauso meritatissimo. Pensiamo che sono ragazze giovanissime, fanno la quarta, ma come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, la vostra sarà una splendida giornata. Grazie. E apriamo adesso la rassegna Grandi Autori. L'ospite di questo primo appuntamento di questa penultima giornata del festival è un notissimo giornalista, autore, conduttore televisivo. Ha esordito nel 1989 a Mixer Cultura di Arnaldo Bagnasco, per poi entrare nel 1990 nella redazione di Mixer, lo storico programma di informazione di Gianni Minoli, dove ha realizzato inchieste e reportage di successo.
Poi continua la sua storia professionale in Rai, conducendo importanti trasmissioni e creando quello che è un po' il suo marchio di fabbrica, l'Arena, che per 13 anni consecutivi sarà in pratica il talk show più visto della domenica italiana. Nel 2017 prosegue la sua avventura giornalistica alla 7, dove ha ideato il fortunatissimo Non è l'Arena. E proprio quest'anno ha pubblicato il suo primo libro, edizione Mondadori, si intitola Le Dannate, ed è la storia delle sorelle Napoli, tre sorelle in un piccolo paesino del sud, tre sorelle che non si arrendono alla mafia, e di questo tema si è occupato a lungo nel suo programma. A Passaggi Festival, Massimo Giletti. Qua, buonasera. Questo, eccolo qua. Scusa, intanto non pensavo di trovare tanta gente così, quindi non so, mi sorprende, mi fa molto piacere, vuol dire che si fa un bel lavoro qui, grazie. Venga qui al centro, non è che è qua, stiamo qua, siamo già sul palco che dovremmo star lì in mezzo, però così ci vedete meglio. Bene, allora riprendo per raccontare appunto che Massimo Giletti, fra l'altro ho avuto l'occasione di intervistarlo per Radio Fano, come sapete, ed è stato estremamente interessante e piacevole, e devo dire che la conferma che le persone poi più hanno successo quando sono persone intelligenti, più sono capaci di condividere. Arriva Magalli, dice la stessa cosa. Arriva Pippo Baudo, dice la stessa cosa, però vabbè, sono contento. Però ci sta bene, dai. Sì, 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 va bene, va bene, va bene. Parlare, sentir parlare bene fa piacere. Diciamo che questa conversazione con Massimo Giletti sarà condotta da Nando Dalla Chiesa, Nando Dalla Chiesa che è presidente del Comitato Scientifico di Passaggi Festival e appunto... visto che si parla di mafia, Nando è una delle voci più autorevoli di denuncia del fenomeno mafioso, vissuto fra l'altro, come ben sapete, anche sulla sua pelle. Buon lavoro ad entrambi. Prego. Grazie. Eccolo qua. Hai un lato preferito, destra, sinistra? Perfetto. No, perché ieri sera una signora mi ha fermato in piazza, in un paesino qui vicino, a Montefiore Conca, e mi ha detto, io mi sono messo per fare la foto, sì sì sì, no però si metta a sinistra perché vengo, e aveva 90 anni, cioè quando, lei ovviamente non mi ha detto che aveva 90 anni, ma però ne avrà avuti 90, perché ha detto, io ero più vecchio di sua nonna, e ho detto, una roba, comunque aveva il lato sinistro, essendo di sinistra, perché mi ha raccontato che aveva fatto la partigiana, ha mantenuto anche il lato sinistro nelle fotografie. Io sono neutro per questo. Va bene. Non ci ho mai pensato. Allora, il compito che mi è stato dato è quello di, mi è stato comunicato, di presentare questo libro, Le Dannate, il sottotitolo è Storia delle sorelle Napoli che non si arrendono alla mafia, di Massimo Giletti, edizioni Mondadori. Il libro è il primo libro, poi ne parliamo, ma prima vorrei, anche se la storia è molto conosciuta ormai, perché Massimo Giletti è riuscito a renderla popolare per il pubblico televisivo, non solo per quello, è delle tre sorelle Marianna, Ina, Gioacchina e Irene, che figlie di un agricoltore intraprendente, capace, coraggioso, che ha messo a coltura delle terre che si inerpicano verso la montagna a mezzo iuso, dopo la morte del padre sono state sottoposte a una continua attività tentativo di allontanamento, di quasi di estorsione, potremmo dire. C'è stato un, diciamo, per anni si può dire, no? Per anni, questa cosa è durata molti anni, in cui le tre sorelle hanno dovuto fronteggiare un potere che non si manifestava, ma che era chiaramente riconducibile all'uomo
più potente di mezzo Iuso, un uomo di mafia, classicamente di mafia, senza trovare una difesa da parte della cittadinanza. Hanno trovato una difesa in alcuni esponenti, non in tutti, ma in alcuni esponenti delle istituzioni, e poi un giornalista, un bravo giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, ha scritto questo articolo nel 2017, da cui è partita tutta la vicenda di cui è stato protagonista con le tre sorelle Massimo Giletti. È una storia che ha appassionato l'autore, che infatti spiega, c'è una bella frase di Borsellino che riprende, quando la frase di Borsellino è: non ho deciso io di occuparmi di mafia, ma a un certo punto ho dovuto occuparmene perché c'era e perché mi hanno messo a seguire un processo di mafia. Giletti dice: ci sono delle cose che si vanno a cercare, delle notizie che si vanno a cercare da giornalisti, e ci sono notizie invece che di prepotenza loro ci balzano agli occhi, e questa è una di quelle. In che senso? Ma nel senso che mi ha fatto riflettere, pochi minuti fa sono andato in una chiesa, c'era un prete molto bravo che durante la predica ha fatto un esempio che calza con la domanda che mi hai fatto. Cioè dice: noi quando andiamo negli Stati Uniti vediamo la Statua della Libertà, che è diventata un simbolo per tutto il mondo, e quindi l'importanza della libertà, noi che l'abbiamo vissuta. Molta gente che qui sa che cosa vuol dire stare sotto periodi molto più difficili, perché è uscita dalla guerra, eccetera. Poi dice: però nella nostra società dovremmo erigere un'altra statua per la responsabilità. Allora io credo che chi fa televisione, e non lo dico in modo provocatorio, ma lo dico in modo convinto provocatorio, quindi c'ho due elementi. C'è chi fa la storia di Marco Caltagirone e c'è chi invece cerca con responsabilità di tentare di dar voce a chi senza televisione o senza stampa, non dico sarebbe abbandonato al proprio destino, ma avrebbe molta più difficoltà nel tentare di risolvere delle situazioni. Ecco, quindi alla base di questo tipo di televisione, che normalmente si occupa di una storia e poi la brucia, io ho scelto di seguire alcune storie quest'anno e di portarle avanti tentando di risolvere, prendendomi querele, perché in questo caso io sono dovuto, per fortuna alla fine non mi ha mandato, a me non mi ha mandato processo, però sono stati lì. Ecco, quindi credo che uno che fa il mio lavoro oggi ha questo senso di responsabilità, in cui tre donne sole, che possono essere tre donne di tutto il nostro paese, perché non è che solo in Sicilia si gira la testa dall'altra parte, anche in realtà, voglio dire, l'Ndrangheta non è molto lontana da qua, purtroppo. Cioè, se a forza di girare la testa noi non ci accorgiamo che anche gran parte del nord adesso sta diventando oggetto di interessi molto forti. Io credo che questa decisione, questo fare televisione puntando un obiettivo e non mollarlo mai, abbia un po' preso di sorpresa, sì. Diciamo, la gente vicino alla cultura mafiosa di mezzo Iuso. Non si aspettavano che io andassi lì. Cioè, la svolta epocale è stata che dopo Santoro erano 15 anni che una televisione non andava in un paese dove, proprio da un punto di vista culturale, bisogna fare un lavoro profondo e a guardare negli occhi anche chi ti diceva bastardo, farabutto. Ecco, quello vuol dire davvero far prendere coscienza anche a questa gente che forse hanno sbagliato fino ad oggi e hanno ancora un'ulteriore chance di cambiare, per cambiare. Non bisogna fermarsi, cioè oggi se giriamo la testa dall'altra parte è finita, noi abbiamo un dovere molto più importante. Guarda, secondo me siamo una società a un baratro, c'è un baratro molto vicino. Non è che io sia negativo e pessimista di natura, io sono molto positivo storicamente, però credo che se davvero non ci fermiamo finché siamo in tempo, quindi accendendo i riflettori su quello che non funziona. Io sono stato costretto a allontanarmi dalla RAI per le mie inchieste.
credo che sia stato uno dei momenti peggiori per un'azienda pubblica da un punto di vista morale, perché un'azienda come la RAI è pagata dal canone di tutti i cittadini, e quando uno fa 4 milioni di ascolto vuol dire che alle casse dell'azienda porta tanto, ma porta soprattutto una credibilità in 4 milioni di persone che ti seguono sempre. Io per fare il mio lavoro sono dovuto andare da un'altra parte, e questo è un momento negativo, però poi si riparte, non bisogna mai abbattersi. Segnalo che però è un pericolo, cioè in questa piazza, no, quando c'era il sistema di potere pontificio si faceva il teatro, però non si doveva parlare di politica, e anche la Chiesa, no, ha fatto le sue. Ecco, voglio dire, io non è che voglio pensare che non si debba parlare e sorridere e far altro, cioè, la televisione deve avere tutto, deve avere i momenti in cui ci si diverte, avere i suoi Sanremo, tutto il resto, ma chi fa le inchieste vere deve essere tutelato in qualche modo, e soprattutto deve essere osteggiato se le fa non ideologicamente, perché la differenza tra chi le fa in modo ideologico, sempre contro una persona, sempre contro un sistema, allora quello è un altro paio di maniche. Ma io le ho date a destra, a sinistra, da tutte le parti, dove c'era il marcio l'ho colpito, quindi non era quello il problema. No, queste tre sorelle hanno dato a Massimo Giletti la sensazione di essere persone indifese, e obiettivamente leggendo il libro questa sensazione si conferma, e parte da questa riflessione: la mafia è un potere maschilista, e questo lo sappiamo, ci sono tanti studi che lo dimostrano, che lo spiegano, atti giudiziari, e quindi quando viene meno il capofamiglia, non c'è più, ci sono queste tre donne sole che un potere locale pensa che siano costrette per loro destino naturale ad arrendersi. Ed è qui che interviene la trasmissione di Giletti, è qui che interviene il giornalista, con cos'è stato? Uno scatto di orgoglio, uno scatto di, ma anche di fierezza professionale, che ha detto: questa storia l'ho conosciuta, e la prendo, non la faccio finire così. Ma perché non è normale che si continui con tante puntate sullo stesso argomento, ti dicono, ne abbiamo già parlato normalmente in televisione. Ti dico qualcosa di più. I miei autori non volevano farla perché dicevano: vabbè, ma in fondo cosa c'è? Ci sono tre donne che hanno un terreno e gli entrano degli animali selvatici dentro che gli distruggono tutto il raccolto, punto. E questo in parte è vero, però il problema che mi sono posto è che essendomi occupato ai tempi di Mixer di mafia negli anni 90, all'inizio degli anni 90, la firma di Palazzolo, un giornalista molto preparato di Repubblica, su un pezzo del genere mi aveva incuriosito, perché Palazzolo si occupa dei soldi, della mafia, dei grandi nomi, del grande potere, delle inchieste vere, perché doveva occuparsi di quella cosa? E allora è lì che è scattato un meccanismo, è lì che ho cercato di capire che cosa in realtà si nascondesse. E sono venuto a capire che dietro quella cosa c'era una storia infinita, non era solo una questione di potere, di togliere del potere la terra a delle donne, c'era molto di più. E il fatto che poi uno abbia deciso di andare in fondo, di fare una serializzazione della cosa, era l'unica strada, perché la questione era così delicata, per tentare di arrivare a una soluzione. Perché se io me ne occupavo una, due, tre puntate, era finita. Cioè, andava nel dimenticatoio, come spesso fa la televisione. Quante volte io guardo una cosa e dico: ma chissà com'è finita quella storia. Non solo, c'era la dimostrazione davanti a tutti che anche se se ne è occupata la televisione, la storia va avanti come doveva andare, no? Quindi avrebbe ulteriormente rafforzato. Sì, diciamo che ha avuto a un certo punto le mucche non entravano più dentro i terreni. Io feci la battuta: forse guardano la Sette. E che era curioso, perché a un certo punto entravano dentro sempre. Me ne sono occupato, hanno smesso di entrare le mucche. Ha smesso di tagliare con le forbici, le cesoie, il reticolo spinato. Ecco,
Il discorso che io temo che se io avessi spento i riflettori finivano male ulteriormente, quindi io sono costretto ancora oggi a occuparmene, ancora oggi parlare, e per quello che ho voluto scrivere un libro, perché nel libro c'è molto di più. Perché uno scrive un libro? Se ne è occupato in televisione? No, perché la televisione ha dei tempi diversi. Io sono andato addirittura a cercarmi una relazione di tuo padre, perché la mafia, mi disse Falcone l'unica volta, fate bene a fare un applauso generale, l'unica volta che ci ho parlato a Roma, in piazza Navona, me lo ricordo, perché vedevo questi occhi di quest'uomo che guardavano la bellezza di Roma, no? Io pensavo guardasse la bellezza di Roma, invece lui mi disse, guardi, io guarda, mi disse, perché ero giovane allora, no, io non guardo la bellezza, io respiro la bellezza, perché per la prima volta dopo tanto tempo posso guardare le cose senza aver paura che qualcuno mi ammazzi, perché sapeva che a Roma difficilmente la mafia l'avrebbe ammazzato. E lui mi disse una cosa che mi ricordo: la prima cosa che fa la mafia è sporcare l'immagine delle persone, mascariare. Anche con queste donne hanno tentato di sporcare l'immagine e hanno tirato in ballo anche tuo padre. Ecco perché, dicendo che, lo dico brevemente, dissero che il padre di queste tre donne era il vero capo mafia. Allora io ho detto, come? L'ha detto dalla Chiesa, l'ha scritto dalla Chiesa. Allora io sono andato a cercare, quando tuo padre era colonnello, aveva fatto una relazione che ancora oggi sta in Parlamento. Non vi dico le difficoltà, quando ho chiesto che volevo andare a prendere dei documenti in Parlamento pensavano chissà che diavolo volessi fare, ho dovuto spiegare, avere un uomo sempre attaccato che controllava, che guardassi quella roba lì. Però tuo padre non cita assolutamente questo signore, neanche le famigerate relazioni dei Ross usate contro il padre di questa donna. Ma qui mi porti ad anticipare una domanda che te l'avrei fatto verso la fine nella mia scaletta immaginaria. No, scusa. No, anzi, ma perché si mobilitano perfino, in questo caso è uno, ex ufficiale dei Carabinieri, invocando delle sue conoscenze non controllabili da un cittadino normale, facendo delle citazioni improprie, evocando atti segreti, e poi dimettendosi, perché è l'assessore alla cultura di Mezzoiuso questo ex ufficiale, e poi dimettendosi appena c'è una ispezione su Mezzoiuso. Come mai questo? Perché questo mi interessa davvero. È la parte più delicata, secondo me. Cioè quest'uomo lo dico così avete il quadro esatto. Quando queste tre donne vanno dai Carabinieri nel 2014 e dicono basta, andiamo a denunciare, il paese, tutta la gente gli va contro, perché andare dai Carabinieri non è ammesso. A un certo punto però, quando me ne occupo io a distanza di anni, si innesca un meccanismo molto strano che tenta di dire, guarda Giletti, stai sbagliando tutto, queste donne sono le vere figlie del capo mafioso, e qui e là. E subentra un colonnello, lui dice di essere generale, ma per me è un colonnello, perché è andato in pensione come colonnello e poi l'hanno fatto il passaggio generale, quindi già questo vuol dire che nell'arma non è che fosse molto considerato. Però questo colonnello cosa fa? Va a processo sulla famosa trattativa Stato-mafia, e a un certo punto, senza che c'entrasse nulla, dice a un vecchio vescovo Cristiano Copto di Sarajevo, oggi casualmente morto, mi disse che il capo mafia locale aveva tre figlie femmine e si chiamava Napoli, come le tre sorelle. Il sindaco dopo 10 giorni lo nomina assessore e da lì lui inizia a sporcare l'immagine di queste donne. E quindi
è molto grave, perché noi sappiamo che purtroppo personaggi infedeli nel sistema ci sono, dello Stato, ce ne sono stati purtroppo anche molti, per fortuna meno di quelli che sono fedeli. A me non stupisce, mi preoccupa anche perché io poi sono andato a trovare, per esempio, il punto fermo di questo personaggio. Era nella relazione del 1999, il colonnello Obinu, che stava cercando di catturare Provenzano, dice che a un certo punto, a un bivio di mezzo iuso, un uomo accompagna un altro soggetto molto pericoloso ad incontrare Provenzano. L'uomo che faceva da tramite era Napoli. Peccato che fosse Giovanni e non Salvatore. Il padre delle Napoli si chiama Salvatore. Quella sera nella piazza io l'ho tirata fuori quella relazione e ho letto: dica, legga, signor sindaco, legga cosa c'è scritto. Però perché usano queste cose? Questo è il punto. È un tipico atto della mafia. Punto e basta. Capisco che faccia rabbia, perché è anche disgusto a me che un ex colonnello dei Carabinieri arrivi a questa cosa, ma non mi stupisco più di niente. No, infatti è l'insieme di interessi, di persone, di ambienti che si uniscono in questa battaglia contro le sorelle Napoli, contro di te, che colpisce chi osserva, chi legge, perché si ha la sensazione che certo ci sarà dietro una mafia che vuole impossessarsi dei loro terreni, che ci sono state delle intimidazioni per tanti anni, che è una classica vicenda di potere mafioso e di donne, però questi inserimenti e soprattutto questo giocare di doppiezze, di allusioni, di atti segreti che non si trovano, mette in difficoltà. Ma tre donne sole sarebbero state incapaci di trovare tutto questo materiale? Cioè, hanno caricato di notizie false tante pagine. Io un libro, ecco perché il libro serve andare ancora più a fondo, perché per aiutare queste donne ho dovuto mettere in campo veramente una fatica incredibile per cercare i documenti onesti, corretti e veri. Ma perché io stesso li ho voluti vedere, perché voi capite, io ci metto la faccia. Pensate se avessi scoperto davvero che non era così. Ma io dico, per paradosso, anche fosse stato vero, loro sono andate lo stesso dai Carabinieri e hanno preso le distanze da qualsiasi cosa andandoci. Ma poi la domanda è semplice: ma se il padre era davvero il capo della mafia locale? Ma la mafia una cosa fa: rispetta i figli dei mafiosi. Avevano bisogno di andare dall'altro capo mafia? Ma è ovvio che no, è il capo mafia, suo padre. Sono andate da Don Cola, e chi è che l'ha portata da Don Cola? Il sindaco di Godrano. Quindi voi capite che lì i sindaci non vanno dai Carabinieri, ma vanno da lì. Quando il sindaco, io ho detto: ma lei, è vero che è andato alla tumulazione del capo mafia, l'uomo che portava i pizzini a Provenzano? Stiamo parlando di Provenzano, non è, era il capo mafia totale. Lui ha detto sì, nonostante fosse... Allora, un paese normale, uno così, il giorno dopo lo prende e lo manda via. Io ti giuro, siccome io me ne sarei andato dal palco quella sera quando ha detto sì, io pensavo mentisse, invece lui ha detto sì, ci sono andato. E sono rimasto perché dovevo far andare avanti la trasmissione, volevo ancora risolvere dei punti. Sono contento che Salvini abbia mandato dopo gli ispettori, perché c'è un limite oltre il quale credo che non si possa andare. Ma quel sì era quasi una rivendicazione di fronte ai propri ambienti. Ci sono dei sì che si dicono sapendo che si va contro l'opinione pubblica, ma sapendo che ci si rafforza nei propri ambienti di riferimento. Quella è stata una serata, non sono riuscito quella volta a vederla tutta, ma è stata una serata surreale, perché si capiva che c'era davvero la sorpresa di qualcuno che dice: ma cosa vogliono questi? Ma qui si stava così bene, ci stavamo comportando in modo così lineare rispetto alle nostre abitudini, e arriva
qualcuno da Roma che invece di fare la puntata e dimenticarsene arriva addirittura a casa nostra, con Palazzolo fra l'altro ricordo, a fare delle domande imbarazzanti, a mettere anche in discussione questi documenti e questi atti citati con tanta disinvoltura. Però io, Nando, ti voglio dire una cosa, a me fa molta rabbia che uno come me sia dovuto andare a processo, perché vedi, io semplicemente dissi al sindaco: ma lei dov'era tutto il tempo che succedevano queste cose? Stiamo parlando di un sindaco di un paese di 3.000 abitanti che eletto con due mandati, è stato eletto nel 2012 con due mandati, dice: io non ho mai saputo niente di questa storia, l'ho letta sul giornale. Io sono stato mandato a processo. Allora io mi dico: ma tutti i ragazzi, io sono, ho le spalle larghe e se Dio vuole ho uno stipendio importante e gli avvocati me li posso permettere, io penso ai ragazzi giovani che vanno in prima linea a scrivere di mafia e vengono regolarmente mandati a processo e devono poi, se perdono, pagare. Io, questo è il punto grave, questo è il punto grave. Io non accetto più che i giornalisti che combattono debbano andare a processo e essere colpiti sul piano economico. Se hanno sbagliato, se io ho sbagliato, sanzionatemi penalmente, abbiate il coraggio di sanzionarmi penalmente. Questo è un punto sul quale bisogna fare una battaglia, ma non perché uno può andare in televisione e dire qualsiasi cosa degli altri, no, ma se ha ragione deve andare avanti. Non è accettabile che la querela diventi uno strumento quasi di ricatto, dice: se tu fai questo io ti colpisco. Infatti qui c'è il problema delle querele temerarie, su cui io sono molto sensibile. Per chi non lo sapesse, si tratta di quelle querele che vengono fatte sapendo in partenza che il processo sarà perso, ma intanto chi viene portato a processo, anche se lo vince, dovrà sborsare 6 o 7 mila euro per un avvocato. Io ho dovuto pagare un ragazzo. No, io ho pagato, guarda, te lo dico che è anche divertente, lo dissi anche in diretta, io ho pagato 4.000 euro il mio avvocato, il sindaco di Mezzogiusso ne ha pagati 9.000. Stesso processo, paga tanto il cittadino, vedi, quando paga il privato 4.000, cittadino 9.000. Ma questa è una cosa che mi ha divertito dire, però è grave. Infatti, è gravissimo. Sono molto d'accordo su questo. Devo anche aggiungere che, per esempio, da una parte c'è una grande limitazione della libertà di parola, dall'altra parte, siccome sono andato a curiosare al tempo, in alcune settimane, in rete viene detto di tutto, ma di tutto, con ogni tipo di allusione, ogni tipo di sottinteso, ogni tipo di accusa, ogni tipo di insulti. E questi a processo non ci vanno e hanno una certa libertà di scrittura, e, con ambienti, devo dire, che li seguono con entusiasmo. Posso dire anche, perché così è, associazioni antimafia che li seguono con entusiasmo sul posto. È anche un altro elemento di meraviglia che mi sono formato leggendo queste notizie, trovando delle informazioni in rete, trovando degli articoli di grande elogio, apologetici nei confronti di quelle delle tesi di questo ufficiale. Dice: ma cosa sta succedendo lì? Ma che verminaio c'è lì dentro? No, vedi, quello che dici tu, io quando ho dovuto fare la serata lì ho chiesto a delle persone molto importanti che conosco di darmi una mano a sostegno di queste donne. Alcune mi hanno detto no, perché hanno letto queste cose che diceva questo colonnello dei carabinieri. Allora gli è venuto il dubbio: ma sarà giusto quello che dici tu, Massimo? O è forse, cioè, mistificare e dire delle cose, fare confusione apposta, è tipico di questa gente. Ecco perché queste tre donne, io mi sono buttato anima e cuore in questa storia, perché ho capito che non c'era altra strada, come mi sono buttato anima e cuore in un'altra storia sempre siciliana di una dottoressa che è stata violentata mentre era di turno nella guardia medica
E sappiate che ancora oggi questa storia non è risolta, perché chiedono, le chiedono di tornare a lavorare in quel luogo dove è stata violentata. Ma vi pare normale? Eppure per legge siciliana, perché quella è una regione a statuto siciliano, nessuno si muove, nessuno fa nulla, e io continuo a rompermi le scatole, mi hanno minacciato anche un'altra ulteriore querela se continuo a rompere le balle, però io vi assicuro che ovunque andrò il prossimo anno continuerò a fare anche quest'altra battaglia per quest'altra donna, perché è inammissibile. In questa vicenda c'entrano gli animali dell'Istituto Zootecnico della Regione Sicilia. Come sta andando avanti questa parte dell'inchiesta? E come mai dalla Regione Sicilia è possibile che si muovano delle persone? Allora, io devo onestamente dirti una cosa. Adesso l'assessore nuovo, si chiama Assessore Bandiera, che all'inizio si fidava della relazione che gli era stata fatta da parte del direttore dell'Istituto Zootecnico. Cosa aveva detto? Che non era vero. Caro assessore, scrive, non è mai nessun tipo di animale nostro è stato trovato nei campi delle signore sorelle Napoli. Assolutamente no, Giletti dice qui, Giletti dice là, ma lei si fidi di me. E quindi l'assessore aveva fatto muro. A un certo punto io personalmente sono andato dall'assessore e gli ho portato le fotografie che per fortuna Ina era riuscita, aveva rincorso le mucche, solo che quelle scappavano, però era riuscita a fare un po' di fotografie dove c'erano tutti i padiglioni auricolari con i numeri. E quei numeri, grazie ai carabinieri, grazie al maresciallo Pietro Saviano, erano tutte dell'Istituto Zootecnico. A quel punto ho detto, scusi, il suo predecessore non ha messo mai bocca su sta vicenda, lei è nuovo, ha una chance, da che parte sta? Perché qui o stai di qui o stai di là. E devo dire che ci ha dato una mano, ha mandato della gente a mettere di nuovo i reticolati, ha fatto allontanare le persone indagate dal giardinello, le ha mandate da un'altra parte, però è tutto molto faticoso, ecco, diciamo che se devi starci dietro tanto, però se non ci stai dietro alla fine che cosa ottieni? Hai perso. E allora, siccome non va di perdere, voglio andare avanti. È stato aperto questa settimana il processo nuovo, c'è un nuovo processo adesso, anche grazie a tutto quello che abbiamo portato noi, perché abbiamo scoperto di tutto, cioè ti rendi conto che questi signori con un reddito di 1.250 euro al mese, uno si è comprato tutti i terreni intorno per 700.000 euro. Perché? Voglio dire, investire in terreni per 700.000 euro, se non valgono niente, come hanno detto, ma c'è un motivo, perché i fondi europei e l'eolico sono due elementi che fanno incassare molti soldi. E quindi la terra serve per quello. No, allora a questo punto credo che per il pubblico di stasera sia utile rimettere insieme Io sono un po' disordinato. No, rimettere insieme no, affatto disordinato. Mia madre mi diceva quando veniva a trovarmi a Roma si metteva le mani nei capelli perché vedeva la casa con un po' di caos. No, ma non era questo, era proprio di ambientarlo sempre di più, perché lo stiamo ambientando sempre di più. Siamo a Mezzoiuso insieme ad alcuni altri centri, San Cipirrello, San Giuseppe Iato, eccetera, è un centro importante di tutta la zona corleonese. Tutta questa vicenda si sviluppa dentro quell'area e infatti Giletti incrocia la storia di Provenzano, la storia dei protettori di Provenzano, di qualche complicità di cui Provenzano ha goduto sul posto anche da parte di qualche esponente dello Stato, incrocia questo. Poi ci sono i pascoli, che sono una vecchia conoscenza per chi ha studiato la mafia dell'espressione del potere mafioso. C'è ancora questo, non c'è il reato di abigeato, ma c'è il reato di pascolo abusivo, che per capirsi
è qualcosa che si verifica anche sui terreni confiscati in cui nascono le cooperative di libera, per esempio. Anche lì, se devi dar fastidio, o tagli le viti o ci mandi del bestiame a pascolare. Ci sono queste tre donne, dall'altra parte c'è un sindaco che va ai funerali del boss mafioso, credo che abbia detto anche perché sono cristiano. C'è un istituto zootecnico della regione Sicilia, c'è un ex colonnello dei carabinieri che fa l'assessore alla cultura. Diciamo che adesso non si vede più, è sparito. Infatti, è sparito, per fortuna è sparito, non si hanno più notizie. Dopo l'ispezione si è dimesso, e anche questo è sintomatico. Quindi, che presunzione di impunità c'era in questo sistema e quanto era diffuso? Si è partiti da una vicenda di tre donne e ci si è scontrati con un sistema, mi sembra. Ecco, no? Giusto. È quello che ho capito. Cioè, io sono partito da un pascolo e sono arrivato invece a vedere un sistema diffusissimo. Tant'è che il problema del sindaco, lo dico con serenità, quando io ebbi quello scontro, il primissimo scontro, perché lui è venuto due volte, una volta in collegamento dove pensava probabilmente di fare una passeggiata, e io quando poi vedevo il suo atteggiamento ho detto: ma forse lei dice di non sapere nulla, ma mi stupisce, perché suo cognato è indagato proprio per questa storia. Ora, che lei non sappia che neanche il suo cognato è indagato e non si parli di nulla in famiglia, mi sembra, era curioso che lui negasse. Ma lui dice che non so cosa rispose. Ecco, però è un sistema e i sistemi vanno abbattuti. Io ho fatto una trasmissione quando lavoravo in Rai per Don Puglisi, che è un sacerdote fantastico che ha lavorato a Brancaccio ed è stato ammazzato proprio davanti alla sua abitazione. Io ho voluto, quando mi proposero di fare questa trasmissione la Rai sabato sera, mi disse: ah, ma la facciamo al teatro? No, io ho detto: la facciamo là a Brancaccio. Io volevo dare un senso proprio al luogo. Riuscì anche a intervistare l'uomo che l'aveva ammazzato, e ne aveva ammazzati 50, pensate, e mi disse che Don Puglisi lo guardò sorridendo. Vi stavo aspettando, gli disse. E sorrise. Ecco, però io mi ricordo che sui tetti c'erano solo tiratori scelti, e la cosa che mi impressionò di più è che, sapete, se arriva i pullman della Rai, i bambini ci vanno intorno. C'era Montalbano, il commissario Montalbano, Zingaretti quella sera, per esempio, avevamo venuto. Ecco, non si avvicinò nessuno. C'era l'ordine nel cuore di Palermo nel 2015, ripeto, 2015, 4 anni fa, di non avvicinarsi a Giletti, a tutta la zona dove si faceva la serata. Quindi questo deve far capire a tutti che quando ci dicono che la mafia non c'è più, eccetera, ecco, riflettiamoci bene, perché quella cosa lì è quella che mi porto ancora dentro: non vedere avvicinarsi un bambino. E se io penso che l'unico cittadino di Mezzoiuso che ha avuto il coraggio di scendere in piazza e ribellarsi e dire: Giletti, lei ha ragione, alla vigilia del Capodanno gli hanno fatto saltare l'auto, io credo che dobbiamo fare ancora molti passi avanti, che si dica, ma non stare vicino a queste persone oggi per me sarebbe imperdonabile. E quindi io, finché lo farò questo lavoro, starò con loro, non con gli altri. Faccio una domanda più complicata, perché da quello che abbiamo visto la situazione è cambiata. È indubbio che ci sia stato un effetto, chiamiamolo un effetto Giletti, un effetto Non è l'Arena, ma vedendo l'andamento delle sentenze a cui fa riferimento la fine, si ha un po' la sensazione
che anche l'orientamento di chi è intervenuto sul piano giudiziario sia cambiato nel corso di questi anni, perché cambiano le decisioni che vengono prese. Pensi che ci sia stato un effetto, non dico che i giudici seguono o si fanno influenzare dalla televisione, ma pensi che ci sia stato un effetto anche sui comportamenti istituzionali più neutri? Io dico che un paese che ha bisogno della televisione per risolvere dei problemi non è un paese civile, perché io penso alle decine di sorelle Napoli o alle decine di persone che lottano per avere semplicemente garantito un diritto normale. Ma viva Dio, queste tre donne hanno una terra, la vogliono coltivare, punto. Se non arrivavo io, ma cosa succedeva? Cioè, è questa la cosa grave, ma non è possibile delegare, cioè ovviamente la televisione è importante, eccetera, ma le sentenze erano state di assoluzione prima. Appunto. Questa cosa è inconcepibile, ma l'aveva fatta un giudice di pace. Cioè l'avevano mandata da un giudice di pace. Questo è un caso di, se uno legge il libro, vede, gli hanno scuoiato i cani. Cioè, le minacce che hanno ricevuto erano pesantissime. Hanno tentato di lapidarle. Allora, non bastano il carabiniere fa la sua relazione e tutto va a finire così, al giudice di pace. Cioè, una roba che... Beh, questo è perché... Poi, scusa, sapendo chi era, chi era il personaggio da cui partiva anche la cosa, non è che non si sapesse in paese chi fosse quell'uomo lì, eh? Però questo a volte incide. Lo so. Questo a volte incide in senso contrario, cioè si sa da chi sì, nasce. Però allora si può fare il proprio lavoro in un modo o nell'altro. Poi che la televisione possa aiutare, purtroppo io ne prendo atto e lo vedo in tante cose. Come cittadino ho rammarico che sia la televisione, come dici tu, a far cambiare idea a qualcuno. E non va bene. Non è così. Possiamo dire che qui c'è stato un intervento positivo anche di questo giovane maresciallo dei Carabinieri, che ha capito che non si trattava di reati da nulla. Forse questa è la ragione per cui l'ha mandato dal giudice di pace, no? Perché dice: ma è pascolo abusivo, ma che reato sarà con tutto quello che succede in Sicilia? Ha capito invece che non si trattava di un pascolo abusivo. C'è anche una giovane magistrata delle Marche, marchigiana, si chiama Anna Maria Gallucci, che nonostante magari qualcuno nel proprio palazzo la guardasse un po', ha detto no, guarda, qui bisogna andare avanti, bisogna lavorare in una direzione, con coraggio l'ha fatto, perché è faticoso portare avanti certe battaglie, ci si sente soli, a volte ci si sente soli, e quando uno si sente solo, me lo dicevano dei carabinieri, dei magistrati, è un segnale molto brutto. Ecco perché allora non dobbiamo lasciarli soli. Qui direi c'è un effetto giurisprudenza, no? Cioè, questo però è confortante, vuol dire che l'informazione, se fa il suo mestiere con convinzione, riesce anche a produrre dei cambiamenti nella cultura giuridica di un paese o a costringere chi l'amministra a cambiare il suo modo di lavorare su questi temi. Io devo dire che, vedendo proprio la sequenza delle sentenze, ho pensato: ma qui qualche effetto c'è stato, qui qualcuno all'inizio ha pensato di minimizzare, di perdonare, di essere comprensivo, e poi c'è stato un indirizzo diverso, e come spieghi tu sono anche cambiate le persone probabilmente che sono entrate in gioco. E questa era una domanda complicata, perché è sempre un po' disagevole prendere atto del fatto che, fra l'altro in pochi anni, non in un secolo, la giurisprudenza sia cambiata così. Tu sei soddisfatto di aver scritto questo libro? Adesso hai spiegato perché l'hai scritto, ma sei soddisfatto di averlo scritto? No? Sono soddisfatto perché intanto in questo libro un maresciallo dei Carabinieri
riscatta tante cose che si sono dette di recente sull'arma. Non è stato un anno facile. Ecco, qui c'è un maresciallo dei carabinieri che racconta come il 99,9% dei carabinieri lavorano, sacrificando orari, facendo fatica, andando contro tante situazioni, e quindi rendi merito a un ragazzo giovanissimo che si è esposto in prima persona e che in questo libro, credo, insomma, quando ho letto le prime pagine si è commosso. C'è una donna, lo ripeto, marchigiana, un magistrato che esce alla grande, ma soprattutto ci sono tre donne fortissime, secondo me, fortissime. Non voglio tediare tutti, però pensate che prima che arrivassi io, l'anno precedente, loro producevano, mettiamo, 4200 balle di fieno e centinaia di tonnellate di grano. Quando mi sono occupato io del caso, avevano prodotto un chilo di grano, un chilo, e 320 balle di fieno, ma nessuno era andato a ritirarle. Io stesso, che ho chiesto aiuto ad altri siciliani, amici miei, che gli hanno comprato il grano e il fieno, un giorno mi ha chiamato questo signore e mi dice: Massimo, io lo compro, ma non riusciamo a trovare un trasportatore che abbia il coraggio di andare a prenderlo. Cioè, questo è. Allora, a lei mettiamo i soldi, compriamo uno che arrivi da un'altra parte, ecco, è tutto così. Adesso sto in ansia perché ovviamente se riescono ad andare avanti io ho sempre l'ansia che il raccolto vada a brutta fine, quindi finché non finisce a luglio, fine luglio fanno lo raccolto, non sono tranquillo, però gliel'abbiamo già venduto, ho trovato un altro che lo compra e quindi siamo avanti. Di nuovo mi viene in mente quello che succede sui terreni confiscati. La prima volta che si fece il raccolto, il primo raccolto della prima impresa sui beni confiscati, richiese l'intervento del prefetto perché nessun tecnico era disponibile a farlo. Nessuno. Dovete precettare lui dei tecnici e fargli assistere dai forestali perché quello che era normale fare fosse fatto. Questo vuol dire, è un potere duro questo, è un potere duro che costringe sempre a temere anche per il raccolto. E pensate che di fronte alle cose di cui stiamo parlando, che sono cose che stanno dentro questa natura insopportabile di potere arbitrario, di fronte a questo c'è una obiezione che io te la do perché per darti la possibilità di rispondere. C'è un'obiezione che a me sembra incredibile. Ma queste sorelle sono antipatiche. Tu come rispondi? Io sono andato a mangiare anche a casa loro e ho girato in paese con loro. Ora, quello che è faticoso è quando loro hanno violato una regola, cioè l'andare dai carabinieri non era accettabile per il paese. Questa è la verità. E loro vengono accusate di aver attirato su Mezzoiuso un'attenzione mediatica contro Mezzoiuso. È colpa tua, è colpa vostra. Quindi se già prima erano viste male, adesso ancora peggio. Quindi antipatiche, simpatiche, ma poi race, sono tre donne che sono colpite da 11 anni da tutto. È ovvio che si chiudono in se stesse, addirittura passano contro il muro per non farsi vedere, ma non è che non salutano, perché siccome se ne sentono dir di tutte, allora stanno larghe, capisci? Cioè psicologicamente, se tu stai in un territorio dove tutti i giorni ti insultano, alla fine è dura, Io non so come facciano a star lì, però loro hanno la terra e dicono noi dobbiamo andare avanti. Quindi quando dicono sono un po' asociali, ha capito. Beh, forse pagano la socialità degli altri. La società quale? Quale la socialità? Comunque non vorrei tediare perché siamo già un'oretta che siamo qua, adesso
bisogna mangiare. Non credo. Allora c'è un'ultima non domanda. So, non che vorrei ti annoiare qui. No. Senti, no, questa, infatti, questa delle sorelle volevo della simpatia, volevo fartela perché ho detto, ma c'è però una domanda più delicata, personale. Io credo di avere capito perché, ma non del tutto, e non posso capirla da solo, e il pubblico non può capirlo da solo. Perché hai dedicato questo libro a tua madre? Scusa se te l'ho chiesto, l'ho fatto con amicizia, l'ho fatto con... No, perché io a mia madre devo molto, e nel prologo c'è scritto il motivo, quando è difficile per me... Passa un'altra domanda. No, basta leggerselo. Vi invito a leggerlo perché la domanda mi è venuta spontanea, la prima domanda che ho pensato di farti, poi ho detto ma questa è una cosa da mettere in fondo per chiudere questa intervista. Io penso che questo libro testimoni quale sia la forza dell'informazione. Quando si pensa che l'informazione non possa far niente, in realtà si abdica una funzione, no? Quando ti dicono di questa cosa abbiamo già parlato, che è una cosa che i giornali dicono spessissimo, ma ancora su questo ne abbiamo già parlato, i lettori sono stanchi, in realtà si rinuncia a esercitare una responsabilità che di fronte a una realtà che va cambiata potrebbe essere esercitata, perché denunciare una cosa una sola e poi lasciare che tutto vada come prima sta nei calcoli che fanno le persone che dovrebbero essere controllate. Con Salvo Palazzolo, che hai riportato a mezzo iuso, avete stabilito anche un rapporto professionale, ce l'avevi già? Pensi di questi giornalisti? Per Salvo Palazzolo, per chi non sapesse, è un bravo giornalista, veramente credo un bravo giornalista che di Repubblica. Salvo Palazzolo forse ha fatto il complimento più bello, dicendo io non avevo capito la forza che c'era dietro questa storia. Io stesso mi disse l'ho tenuta nel cassetto molto tempo. Poi quando ho visto quello che hai fatto tu, che hai tirato fuori veramente tanta roba, ho capito che cos'era quella storia, che non era una roba piccola. E con Salvo abbiamo creato un grosso rapporto, un rapporto importante, e crediamo di continuare anche, abbiamo già un'idea su cui andare, molto delicata, molto pericolosa, però credo che sia... doveroso, come dici tu, per chi fa questo lavoro, rischiare. Beh, il tempo che ci è stato assegnato è scaduto. Credo che di fronte al tuo racconto nessuno si sia annoiato. La vicenda che viene raccontata nelle dannate è una vicenda esemplare, ma soprattutto è esemplare il modo in cui la televisione può intervenire sulle cose che non vanno. Ecco, come sia possibile prendere una piccola storia, farne una storia che vale per tutti, ma spiegare a tutti che non c'è nessuna impunità che sia data per sempre. La vicenda di Mezzoiuso è questa, e io penso che possiamo ringraziare anche Massimo Giletti per averlo dimostrato. Grazie. Grazie Nando, grazie. Grazie davvero.